Ciao a tutti, eccomi qui un po' in ritardo sulla tabella di marcia, nel senso che avrete già visto tutti i video possibili riguardo la nuova collezione di Nabla, ma arrivo anch'io e oggi andiamo a provare le due palette e i Cupid's Arrow, non credo tutti, però insomma gran parte dei prodotti che costituiscono la nuova collezione. Come sapete è totalmente dedicata agli occhi e io, grazie alla ragazza dove di solito acquisto Nabla, ho le due PR Pack, quindi quella dedicata alla Analog e quella dedicata alla Midnight. E niente, all'interno c'è tutto, adesso apriamo e andiamo a provare. Allora, qui ci sono palette e i due Cupid's Arrow nelle tonalità più calde. E come sapete, insomma, le Cutie Palette sono delle palette molto carine, con 6 cialde di ombretti all'interno, con vari finish. E la Analog è quella sui toni dell'arancio, ricorda un po' il caldo rovente estivo. E appunto ci sono 4 ombretti più metallici, shimmer, duochrome, e 2 ombretti opachi. Se mi conoscete, se mi seguite, sapete che questa è quella più nelle mie corde. Mentre i Cupid Arrow sono questi due, uno sulle tonalità del caramello scuro e un altro leggermente violaceo. Questi prodotti sono davvero ottimi. Se amate utilizzare le matite sugli occhi nella rima interna, ve li consiglio caldamente. La Midnight invece è, diciamo, la palette di punta della collezione, perché ha delle tonalità che Nabla non è solita a proporre, o comunque, insomma, non quanto magari dei colori marroncini, nude, eccetera, eccetera, caldi. Questa è tutta sulle tonalità del blu e il design è stato creato da Kate Dolan. Infatti sul retro c'è scritto Art by Kate Dolan. Non è la prima volta che Nabla collabora con un artista per diciamo il pack esterno di un prodotto. Anche con le Cutie dell'anno scorso è successo. Questa invece presenta tutte tonalità sul blu, l'azzurro, e c'è un dorato e un color più che bianco, direi semitrasparente, con dei riflessi turchesi. E qui c'è solo un colore, anzi due opachi, forse Air non è totalmente opaco. C'è ovviamente Sapphire, proprio dirsi così, che è questo blu super intenso con lo zaffiro, e Quiet Storm, che è davvero molto particolare, è questo turchese, però io vedo anche dei duochrome viola e sono molto curiosa di utilizzarlo. E poi c'è l'oro di Marseille. E qui invece abbiamo un solo Cupid Arrow nella tonalità blu scuro. Non ci resta che lanciare la sigla e cominciare. Vorrei fare un trucco mixando tutte e due le palette, ma prima di cominciare, come vi chiedo sempre, lasciatemi un like e un commento, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Per me è davvero molto 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 importante, quindi vi chiedo di perdere 2 secondi del vostro tempo per me e cliccare iscriviti qui sotto. E vi chiedo anche di seguirmi su tutti i social che trovate nell'info box. Anche lì c'è il link diretto, quindi cliccate e vi ritrovate direttamente sui miei profili. Vi ringrazio e lo so che ve lo chiedo sempre, ma davvero per me è super importante. Ho già applicato il primer viso e inizio con il Cupid Arrow blu, che vado ad applicare nella parte più esterna di palpebra. Prima che asciughi lo vado a sfumare, perché poi quando si fissa è irremovibile. Per fissarlo e intensificarlo un po' vado a scegliere Blue Hour con
fissarlo ed intensificarlo un po', vado a scegliere il blu più scuro della palette, che dovrebbe dirsi Blue Hour, ma io penso di sapere come si dice ogni volta, e poi quando mi ritrovo a dire il nome capisco che no. Il blu per me non è un colore facile, non lo è mai stato, mi piace, ma appunto per questo non lo uso tantissimo e sono contenta di poter sperimentare con questa palette. Quindi ne applico poco alla volta, così da evitare macchie e brutte applicazioni. Ok, così dovrebbe bastare. Vado qui a intensificare e rendere un po' più prezioso il look con Sapphire, comunque il blu zaffiro. Ecco, questo è molto interessante perché nonostante sia così ricco di glitterini o comunque di particelle metalliche, anche con un pennello del genere si sta applicando in maniera molto bella, nel senso che si vede molto, non ha fatto troppo fallout e il riflesso c'è al 100%. Ovviamente poi viene sfumato, quindi non è come applicarlo in pieno su tutta la palpebra. Quiet Storm lo applico dopo perché adesso voglio utilizzare la Analog e nella restante parte di palpebra voglio applicare Overexposed. Questo è meglio applicarlo col dito. Questo è molto carino, sulla cialda sembra forse un po' più carico di colore e poi sulla palpebra è più riflessato, passa dall'oro al rosato all'arancio, insomma questi riflessi qua, però devo dire che mi piace anche come si incontra col blu. Passiamo al viso e inizio con Light Peach di Nabla della linea Close Up, quello che resta, perché come vedete anche se non è il mio correttore preferito l'ho utilizzato. E come fondotinta Skin Released. E lo fisso con un po' di cipria, sempre di Nabla. Passiamo alla rima interna e vado ad applicare il Cupid's Arrow numero 5, che è quello color caramello. Riprendo la palette arancio e Dark Room e lo vado ad applicare nella prima parte di palpebra. Quando si preleva col pennello questo ombretto sembra quasi cremoso. Lo porto anche un po' all'esterno della palpebra superiore in modo da collegare sopra e sotto. Ok, è giunto il momento di Quiet Storm che vado ad applicare nella seconda parte di palpebra. Sfumo un
po' con Contact Sheet, che è l'opaco più chiaro della Analog. Sono curiosa di vedere com'è Alma, quindi lo applico nell'angolo interno sopra a Quiet Storm. Intensifica un po' di più e ha appunto questo riflesso azzurro. Come mascara applico Vicious. Ok, non avendo prodotti Nabla per le sopracciglia le ho già sistemate e adesso voglio andare ad usare le cialdine che probabilmente non sono neanche più in produzione, però a me piacciono comunque, oggi mi andava così, quindi inizio con la Shade & Glow Monoi. Anche questa faceva parte di una collezione estiva di qualche anno fa. Come blush Habana. E come illuminante, anche se ultimamente non sono grande fan, Obsessed. Sulle labbra inizio con la Close Up Lip Shaper numero 2. E termino con il Cult Classic Body Language, che è il mio preferito. E voilà, look cutie 2021 terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate della collezione e soprattutto se siete arrivati fino alla fine fatemi sapere quale palette è la vostra preferita, magari con un emoji o blu o arancione. E niente, io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!